abbiamo pagato probabilmente anche il fatto che da Cesena per le difficoltà all'aeroporto siamo andati a letto alle 7 di mattina, e quindi probabilmente abbiamo pagato un po' questo nel finale. Però oggi la squadra mi è piaciuta particolarmente nelle difficoltà, perché è stata una partita delicata, difficile anche per merito di un avversario Maidomo, e quindi la squadra ha messo in campo anche altre caratteristiche. Non eravamo abituati a difendere un risultato così come l'abbiamo difeso. Sono state poche nell'arco dell'anno le partite che abbiamo sofferto così. Mi auguro di continuare su questa strada e di fare i punti possibili con il Catania, e poi dopo, se raggiungo anche quota 10 gol, ben venga. Qualcuno potrà dire: beh, batte tanti rigori, però ci vuole anche freddezza a batterli. Ma sfido chiunque a tirare i calci rigori e essere convinto di far gol. Io, essendo tifoso anche un pochino del Napoli, che sono napoletano, Cavani ne ha sbagliati 4. Non è facile tirare rigori, specialmente quando poi giochi in Serie A, che i portieri ti studiano, devi sempre ogni tanto cambiare angolo. Oggi è andata bene, mi auguro che prima o poi possa arrivare questo sto gol su azione, così dopo la smettono di dire che faccio gol su posizione su rigori. Voi non lo volete dire, però forse parlare di salvezza a questo punto è riduttivo. No, noi ci mancano ancora 2 punti, facciamo sti 40 punti e poi dopo mancano 12 partite da qui alla fine. Vediamo quanti punti possiamo prendere e guardiamo anche, diciamo, chi sta sopra di noi. Sei stato chiamato a sostituire Sergio Almirón e non era una cosa facilissima per il campionato che ha fatto, ma hai fatto una gran partita comunque. Sì, Sergio è un giocatore fortissimo, ha dimostrato tante qualità qua in Catania, así que tranquillo di giocare questa partita. Come ho detto prima, è una vittoria troppo importante per la classifica. Así que adesso tranquillo, una mentalità umile come facciamo, e a pensare alla prossima partita con Lazio, che è troppo difficile. Il Catania veramente sta giocando veramente un bel calcio, non solo oggi ma anche settimana scorsa, 2 settimane fa. Ho visto che sta giocando bene, è una squadra che è ben messa in campo, hanno una idea molto chiara. E noi eravamo convinti che abbiamo lasciato in cammino 4 punti delle ultime 2 trasferte, e quindi non eravamo contenti, diciamo, è rimasto qualcosa di amarezza, perché potevamo fare anche di più. Sapevamo che oggi di fronte ai nostri tifosi fosse stata una partita, sarebbe importante per noi, e quindi oggi abbiamo dimostrato carattere. Forse un passo indietro a livello del gioco rispetto alle ultime 2 partite, però è arrivata la vittoria. È divertente questo fattore, perché c'è stato forse un passo indietro come lei ha detto, non lo so, secondo me non così tanto, però sono arrivati 3 punti, quindi talvolta è meglio fare un passo indietro. Una partita sofferta, una vittoria di sacrificio? Sì, penso siano le vittorie più belle, quelle sofferte, dove esce il vero spirito di questa squadra e il gruppo che è forte, c'è. Cioè.